la presentazione di questa squadra. E come prima cosa direi di chiamare il presidente del Perano, ormai un presidente storico nonostante la giovane età, presidente storico, giovane e valido, Leonardo D'Alonso. Prima di cedere il microfono a Leonardo, anzi magari se ce n'è dato un altro così più comodo, volevo soltanto ricordare che questa presentazione è in diretta Facebook sulla pagina di Mario Giordano, che è il fotografo ufficiale del Perano, e domani in differita su Abruzzo Web TV con le interviste come di consueto. Allora Leonardo, una presentazione in pompa magna quest'anno, perché vuol dire che volete fare qualcosa di meglio rispetto al solito o è così una scelta casuale? Allora, buonasera a tutti e grazie per essere venuti. Allora, forse è l'occasione buona anche per scusarsi, perché è la prima volta, se non erro, che presentiamo la squadra in piazza nel paese. Probabilmente è stato un limite nostro organizzativo degli anni passati, perché vedere una piazza così bella, piena, ripaga di tanti sacrifici che si fanno affinché diventi un salottino, come diceva bene un nostro caro amico qui presente, quindi è veramente bello. Quindi il fatto di aver organizzato questo evento sì, ha un valore particolare per noi, perché è il primo anno che giochiamo lontano da Perano. Mai come quest'anno servirà il calore del popolo, della gente. Non giocheremo lontanissimo, giocheremo a Mozzagrogna, e colgo l'occasione di ringraziare ancora la società del Treville per averci teso la mano in un momento di necessità. Quindi sarà ancora più importante avere le famiglie dei nostri giocatori, i nostri tifosi. Sappiamo che il San Tommaso ha un valore che va al di là del calcio, perché è un luogo di ritrovo importante, è un luogo dove sono nate molte amicizie al di là del calcio. Quindi noi cerchiamo di trasferire in un impianto terzo tutto ciò che abbiamo sempre coltivato nella nostra breve storia dalla rinascita del 2016. Quindi noi cerchiamo di mettercela tutta come società, ci conoscete, ormai sono tanti anni che cerchiamo di mantenere una linea, sicuramente commettendo anche degli errori, ma come si dice, chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia. E questa è una cosa che vorrei ricordare anche a molti che magari passano ore e ore a creare delle teorie sul perché magari abbiamo fatto alcune scelte. Rinnovo sempre l'invito a telefonarci, a confrontarci, tanto siamo tutti dirigenti del paese, abbiamo anche alcuni ex giocatori che hanno fatto la storia del Perano, e magari prima di buttare dei giudizi affrettati sarebbe piacevole, gradevole che ci contattaste per chiederci magari il perché di determinate scelte. Quindi è un caloroso appello che vi invito, quindi, di rimanere sempre al nostro fianco. Cerchiamo sempre di tenervi informati anche tramite i social sulle nostre attività che fanno i ragazzi. Quindi colgo l'occasione per ringraziarvi ancora e ripasso la parola ad Antonio. Sì, è un sacrificio che ne vale sicuramente la pena, quella di dover emigrare per un breve periodo della stagione fuori da Perano, ma poi diciamo ci sarà la soddisfazione di avere il San Tommaso in erba sintetica. Sì, questo sarà sicuramente un valore aggiunto, perché ormai penso che l'80% di campi, butto una percentuale improvvisata, però la stragrande maggioranza dei paesi è dotata di un manto in sintetico che permette anche di fare dei discorsi un po' più a lungo termine, soprattutto per un eventuale discorso di giovanili che a Perano mancano da tanti anni, forse anche troppi. Però bisogna ponderare, bisogna studiare bene, anche quando avremo il campo sicuramente serviranno dei tavoli di confronto importanti per buttare giù un gruppo di lavoro che si occupi solo delle giovanili, perché non deve essere un qualcosa in più che fa da corredo a una società, no, deve essere un qualcosa di mirato, di costruttivo, dove chi viene tesserato viene coccolato a 360 gradi, non solo sotto l'aspetto calcistico, ma noi vorremmo anche pensare, abbiamo anche delle idee riguardo lo studio, insomma, tante cose che non voglio snocciolare adesso perché è prematuro, e ripeto, quando avremo il campo, sperando di averlo il prima possibile ovviamente, che
Di questo però ci potrà dare una risposta più esauriente ed esaustiva il primo cittadino di Perano, Gianni Bellisario, che chiamo qui volentieri davanti al suo municipio, al nostro municipio anche, perché da anni è sensibile alle tematiche sportive e c'è una ola anche per il sindaco. Quindi buonasera, grazie di avermi ospitato, sindaco, perché questo è il tuo paese, non il mio, ma mi sento a mio agio perché a Perano abbiamo fatto tanti di quei servizi all'epoca della vecchia promozione, quindi speriamo di continuare a collaborare con voi. Ma intanto i tifosi, i calciatori, anche tutti, vogliamo un po' sapere qualcosa di più sul campo. Innanzitutto voglio ringraziare di cuore il presidente Leonardo D'Alonso per tutto quello che fa, ma in particolar modo per come conduce questo team meraviglioso che è la Perano Calcio, e per questa idea bellissima di presentare la squadra in piazza per creare il massimo della socialità nel cuore proprio del nostro paese, che è Piazza Umberto I. Per quanto riguarda i lavori all'impianto sportivo, voglio proprio definire il tutto con un semplicissimo slogan che racchiude tutto: dal Santiago Bernabeu al San Tommaso di Perano. Abbiamo avuto la fortuna di vedere aggiudicata la gara per il manto in erba artificiale alla Limonta SPA, società lombarda che è una delle più importanti del mondo e che è autrice tra l'altro anche del meraviglioso manto in sintetico del Santiago Bernabeu, dove sarà mostrato solo perché quello mi sembra ovviamente, ovviamente. Però sicuramente è stata un'attività procedurale difficile, di cui ringrazio tutta l'amministrazione comunale, tutta la macchina amministrativa del comune di Perano per aver conseguito questo risultato. Noi come amministratori ci abbiamo messo il massimo impegno, la massima dedizione possibile, utilizzando anche quelle indennità di sindaco, vice sindaco, assessore e consiglieri che non abbiamo mai percepito. Quindi questo è il regalo che facciamo con il cuore alla sportività peranese, perché siete un team meraviglioso insieme ai ragazzi, come ricordava il presidente, che sicuramente conformeranno e parteciperanno alle attività del settore giovanile di prossima istituzione, perché manto in erba artificiale deve significare attività della Lega Nazionale Dilettanti, ma anche attività del settore giovanile e scolastico. Grazie a tutti. Quindi sindaco, vogliamo dare una data più o meno, sappiamo che i lavori pubblici sono soliti slittare un po'. Noi abbiamo cercato e cercheremo sempre di avere un ruolino di marcia che sia il più veloce possibile, ma sempre nel rigoroso rispetto sia delle procedure che di tutte le attività tecniche che gli addetti ai lavori sanno benissimo che non sono facili. Però ovviamente vigileremo ogni giorno che tutto venga fatto nel modo migliore e nello stesso tempo con la massima sollecitudine. Bene, grazie, grazie sindaco, grazie dei saluti e delle rassicurazioni. Deve fare un appunto Leonardo, a chi deve fare appunto? No, mi ero dimenticato di ringraziare ovviamente chi ci ha permesso di essere qui stasera, belli comodi, quindi voglio ringraziare alcuni dirigenti che si sono fatti il mazzo oggi ma che per motivi di lavoro non sono presenti, come Alessandro Carbonetta, che ovviamente è impegnato con la pizzeria, e volevo ringraziare lo staff che ci sta aiutando in cucina, composto da Ottavio e
e Angela, che sono sempre vicini a noi in ogni occasione in cui facciamo delle manifestazioni, nonché lo staff del castello con Adriana e Nicola e il Tommaso D'Amico della Protezione Civile, che ha chiuso la brigata e ci ha permesso di goderci, penso, un'ottima cena. Quindi un applauso, penso che se lo meritano. Bene, adesso Leonardo è il momento di presentare i tuoi compagni di viaggio, non quelli che scenderanno in campo, ma quelli che permettono, come ogni anno, al Perano di iscriversi al campionato e di mantenere una certa tradizione che ormai è veramente datata. Qui a Perano fate calcio da tantissimi anni e a buonissimi livelli. E quindi iniziamo dagli immediati tuoi collaboratori in ordine, diciamo, di deleghe societarie. Qui c'è una sorta di conflitto, tra virgolette, di interessi, perché il vicepresidente, uno dei due presenti, perché come hai detto tu Alessandro Carbonetti è impegnato per motivi di lavoro, è assente, l'altro vicepresidente è vicepresidente del Perano ma anche assessore, credo, ai lavori pubblici, no, vabbè, poi ci facciamo dire da lui, Egisto Rossetti. Prego Egisto. Sei assessore, scusami. No, sono assessore alla cultura. Ah, la cultura. Passo di... no. E all'urbanistica, all'iniziativa privata e alla pianificazione territoriale. Okay. Non c'è conflitto di interesse, anche perché, come diceva il sindaco, noi svolgiamo veramente il nostro ruolo a titolo gratuito, come da sempre abbiamo fatto associazionismo in vari settori, quindi veramente lo facciamo con il cuore, come i ragazzi della Prano Calcio, questo pubblico meraviglioso che ci segue oramai da anni e come gli altri dirigenti fanno da sempre. Anzi, giorni fa col sindaco mettiamo un po' in ordine una stanza, e anzi poi ve lo faccio vedere, e abbiamo ritrovato un omaggio che tanti anni fa il comune di Barbino del Mugello offrì all'amministrazione comunale dell'epoca, perché in una vittoriosa stagione sportiva, mi ricordo, c'era il presidente Valerio, c'erano tanti dirigenti, c'era mio padre, c'era Saverio. Alla fine dell'anno andammo a fare questa visita, questo gemellaggio con Barbino del Mugello, e abbiamo ritrovato in questi giorni questo oggetto che poi destineremo al nuovo San Tommaso appena sarà pronto. Quindi per dire che è veramente una tradizione antica, ma è una tradizione vivissima, come dimostra la gente questa sera. E a testimonianza del fatto che Perano tiene anche ai suoi calciatori che hanno militato negli anni scorsi, ci sono i prossimi due che citerò. Sono, anche se in epoche un po' diverse, stati protagonisti, sono stati protagonisti nella Perano Calcio. Il prossimo, che anche il tesoriere, è arrivato in Abruzzo dal Friuli poi per motivi lavorativi, sentimentali, aggiungiamoci anche quelli calcistici, ha deciso di mettere le radici a Perano e tra l'altro è stato anche il primo ad indossare la fascia, è stato il portiere del Perano. E parliamo di Enzo Divora, al quale direi di rivolgere un applauso veramente sentito. Ho detto bene Divora, motivi lavorativi, sentimentali e dulcis in fundo anche calcistici. Senz'altro. Hanno sabotato il microfono? No. No, senz'altro, praticamente io... praticamente a me piace più fare che parlare. Io son uno concreto. Sei un uomo del fare, come sì, tutti i buon friulani. Sicuramente, mi trovo anche un po' in imbarazzo. Bravo. Io ricordo che nel lontano 76 scendemmo in campo per la prima volta col Perano e da allora mi sono rimasti sulla pelle i colori. Anche il tuo corregionale di Nozoffa era di poche parole ed era anche portiere. Va bene, e in un periodo diverso anche lui ha calcato, soprattutto sulla fascia destra, se ricordo male, aveva la maglia numero 7, adesso fa l'avvocato, però la passione per il calcio lì a tempo perso è sempre rimasta. Parliamo del team manager Roberto Ceroli. Di solito ricordo che io avevo qualche volta spesso dei problemi di ospiti alle mie trasmissioni di Telemax, però Roberto era, diciamo, una certezza, perché quando c'era bisogno era quasi sempre tra i volontari, vero Roberto? Trasmissione e gol. E gol, sì. Storico.
E poi c'è, lui non mi sembra che ha giocato, correggetemi se sbaglio, però nelle giovanili, però ha un ruolo molto importante adesso, come il buon Giordano sa che i social vanno per la maggiore, anche lui lo sa perché sta facendo la diretta, parliamo dell'addetto ai social media Doriano D'Amico. Dov'è? Eccolo qua. Facciamo dire brevemente di che cosa si occupa il suo lavoro, che cosa fai. È importante, sono importanti i social. Condivido allenamenti, partite, post partite, della, storie, della squadra. Va bene. Poi continuando con la carrellata dei dirigenti, abbiamo Giovanni Impicciatore che ha il ruolo di dirigente accompagnatore. Eccolo qua Giovanni. Sono diversi di dirigenti accompagnatori, il prossimo nella lista è però assente per impegni personali, Saverio Coscia, lo salutiamo ugualmente. Un altro dirigente accompagnatore, Gianni Pasquini, eccolo qui, il re della brace, suggerisce Leonardo, e tiramisù anche. Gian Domenico Sciorilli assente, altro dirigente accompagnatore e altro calciatore, diciamo di un periodo quasi contemporaneo a Roberto, però anche qualche anno dopo, perché c'è qualche anno meno di te, però diciamo avete giocato diversi campionati insieme in promozione. E poi un'altra vecchia gloria, qui qualche anno diciamo è tra Divora e Roberto Ceroli a livello anagrafico, il dirigente accompagnatore Arnaldo Tucci. Un altro di quelli che non amano molto i riflettori, però stasera mi hanno detto, intanto gli diamo un po' di tempo per farlo arrivare, Leonardo vogliamo parlare di Arnaldo? Arnaldo penso che sia una di quelle pochissime persone di Perano, ma non solo di Perano, universalmente riconosciute sia per l'uomo che è, sia per tutto il suo trascorso calcistico e parlando in maniera egoistica devo riconoscere che è l'unico vero dirigente che fa da collante tra noi più giovani e quelli meno giovani ed è anche l'unico che sa quando, come parlare nei tempi calcistici che il calcio chiede, quindi penso che sia una delle persone che merita un gesto di riconoscimento importante da parte nostra, perché questa sera, da questa sera Arnaldo non è solo un dirigente accompagnatore, da questa sera Arnaldo Tucci verrà chiamato presidente, perché questa società gli sta conferendo la presidenza onoraria per tutto ciò che ha fatto per Perano e non solo. È un attestato che non è che meritati. Speriamo di fare una bella annata tranquilla, di prenderci grosse soddisfazioni. So che siete bravi ragazzi, forza per altro, eh. Facciamo vedere bene anche per i fotografi e i cameraman la targa che Arnaldo Tucci si è meritato ampiamente, ricordiamo, oltre che una gloria del Perano, lo dico diciamo un po' di parte, è stato anche una colonna della Val di Sangro degli anni dopo di Amerigo Pellegrini, quindi è stato uno dei difensori che forse più forti che la Val di Sangro ha avuto nella propria storia, quindi un applauso doppio anche da parte mia, che non solo di Perano, però campi importanti. Prima il registro aveva parlato di Barberino del Mugello, in quella partita c'ero anch'io perché facevo parte della squadra del Perano, ricordo benissimo il presidente Valerio Oreste, che vorrei fare un applauso anche a lui, è stato un grande presidente.
grazie. Se l'aspettava questo riconoscimento più che la targa, questo attestato di stima meritato? Beh, io sono di poche parole, vi ringrazio tutti, sinceramente no, non me l'aspettavo. Però fa piacere. Fa piacere, sì, ok. Va bene, grazie. Pregherei Arnaldo, se può venire ancora un po', perché chiudendo l'elenco dei dirigenti volevo far fare una foto di gruppo ai due cameraman fotografi, togliendo mio di mezzo tra poco, però finiamo di dare i nominativi di tutti i dirigenti. Dopo Arnaldo Tucci, abbiamo detto, c'è già Domenico Sciolilli assente, poi c'è Adelmo Marzocchi, dirigente accompagnatore, non c'è neanche lui. Robertino Spinelli, dirigente assente, ma per lo stesso motivo di Alessandro. Mario Giordano, ti devi un po' sdoppiare, vieni qua poi per la foto, la facciamo fare. È il fotografo ufficiale di questa squadra, quindi sotto ufficiale. Grazie, grazie, grazie a tutti. Fatti una foto da solo. Ho detto a lui di fare una foto. C'è mio figlio che ci pensa, dai. Poi abbiamo un altro assente ed è una figura importante, perché spero non debba mai servire, però è servito però spero che non debba servire in futuro. Il medico sociale Vukusic è assente, lo salutiamo. E poi un'altra figura importante che rimane sempre dietro le quinte, però è uno di quelli più attivi, il responsabile dell'impianto, che quest'anno dovrà emigrare, come hai detto tu, a Mozzagrogna, e parliamo di Maurizio Giangiordano, che invitiamo qui sul palco. Tanto entusiasmo per Maurizio. Ma Maurizio, lo sai che devi andare a Mozzagrogna quest'anno, eh? Lo sai che devi andare a Mozzagrogna? Sono in cassa integrazione. C'ha la Naspi. Le tendono questo. Non basta la Sevele, ma pure tu. Anch'io, purtroppo il presidente mi ha messo in questa situazione. Anche il sindaco, dov'è il sindaco? Non lo vedo. Bottalo sindaco, sta là sotto. Grande Gianni, anche tu mi hai messo in questa situazione. Allucinante, per me è un dramma, eh. Però darò una mano a questi ragazzi. Loro sanno solo una cosa, posso dare la mano, e loro lo sanno. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene. Aspetta Maurizio, aspetta, vieni al posto mio, mi sposto io, perché ho detto dovete fare la foto di gruppo. Perché? Ah, non mi devo spostare, però io sono un intruso, però. Gianni. Va bene, allora sì, Mario dice che bisogna, ma Mario tu pure devi far parte, vieni qua. Giordano e Gian Giordano, sì. C'è Pietro Di Paolo che fa anche il fotografo. Questa qua, però, vabbè, dopo, quando li chiameremo. Va bene, allora con i dirigenti abbiamo esaurito la scaletta, grazie a voi. E Leonardo è condannato a rimanere qui fino alla fine, come da consuetudine. E adesso dobbiamo presentare lo staff tecnico. Lo staff tecnico composto da, diciamo, dall'allenatore, dal suo vice e dal preparatore dei portieri. L'allenatore è anche lui stato un grande difensore, anche in categorie sicuramente superiori. Anche lui, mi correggerà se sbaglio, ma è stato attratto dall'Abruzzo non soltanto per il pallone, ma anche sentimentalmente. Qui abbiamo delle belle donne, quindi in Abruzzo, perché molti rimangono qui in pianta stabile anche dopo la carriera calcistica. E parliamo di Diego D'Amelia, per lui un gradito ritorno su questa piazza. A te il microfono, Diego. Sei tornato sul luogo del delitto. Come rifiutare una chiamata da una persona che stimo molto, in questo caso dal presidente. Sono stato diversi anni fa qui a Perano, ho iniziato tra virgolette la carriera, come si suol dire, da allenatore qui in questa gloriosa società, e che mi ha permesso di esprimermi, ma più che altro che mi ha permesso di stare sempre a contatto con persone genuine. È una bellissima sensazione stare qui e vedere tutta questa gente,
che significa che c'è un grande attaccamento a questa squadra, a questa società, e che significa che hanno fatto veramente dei passi da gigante da quando me ne sono andato, quindi sono tornato ben volentieri e darò il meglio di me, come ho sempre fatto, per cercare di toglierci per le soddisfazioni insieme ai ragazzi. Di solito si dice che quando si ritorna, però ci sono degli esempi importanti di allenatori che hanno fatto bene anche nella seconda avventura. Marcello Lippi, uno di questi, giusto per... Allora, con Diego, al di là del calcio, lui lo può confermare, è rimasta sempre una grande amicizia, anche quando si è interrotto il primo ciclo con noi dopo 5 anni. Comunque non abbiamo mai staccato quel cordone umbilicale fatto di trasparenza, sincerità, ci siamo sempre sentiti, suggeriti, quindi è rimasta un'amicizia nonché una confidenza calcistica, ed è innegabile. La scelta di Diego valeva proprio per questo discorso qui della continuità, che nel momento in cui una società vuole dare una logica di lavoro deve cercare di partire con un allenatore che bene o male conosce i nostri pregi e difetti, perché come tutte le società abbiamo pregi e difetti, e un allenatore si trova con un terreno fertile, pensiamo. Quindi abbiamo deciso di ritornare con una certa naturalezza, che penso che i ragazzi hanno notato, che dopo una settimana c'è un certo feeling, una certa routine di lavoro, come se non fosse mai andato via. Quindi vuol dire che il rapporto che si era creato negli anni era vero, era solido, e adesso dobbiamo dargli un senso, dargli una fiducia notevole, perché ha un lavoro non facile, proprio perché, ritornando al discorso di prima, giocheremo praticamente, spero di no, ma quasi tutto l'anno in trasferta, quindi è un compito doppio, però lui ha la tranquillità di avere dietro una società forte che gli darà molto spazio e tempo di lavorare, di conoscere i giocatori, di trovare una quadra come a tutti i mister deve essere concesso, e di continuare il nostro progetto, che ripeto non è solo calcistico ma è anche basato sul percorso, sulla stagionalità, quello che un giocatore vive, quello che un giocatore fa, quello che un giocatore trova qui a Perano, perché non bisogna dimenticare che chi viene qui a Perano vive le attività di Perano, vive il paese, non c'è una sola attività che non conosca i nostri ragazzi negli anni, quindi vuol dire che c'è un attaccamento quando si viene qui, perché probabilmente si trovano dei valori che difficilmente si trovano ad altre parti, quindi a noi è un compito più a 360 gradi, sicuramente Diego lo svolgerà con molto piacere. Vuoi aggiungere qualcosa o chiamiamo il tuo perché uno è assente? Ah sì, porto i saluti del mio vice Anthony Dall'Oro, collaboratore Anthony Dall'Oro, che ho avuto la fortuna di allenare qualche anno fa, e ha deciso di darmi una mano ben volentieri, e questa è la sua prima esperienza, spero che si possa trovare bene con il gruppo, con il sottoscritto. Questa sera è assente per motivi familiari, quindi porto i saluti da parte sua. Sì, Leonardo voleva aggiungere sì. Qualcosa? Sì, proprio per riattaccarmi al discorso dei valori e di quello che a Perano un giocatore trova. Volevo dare un grande in bocca al lupo a Luca Marchionno, al nostro Luca, che ha fatto storia qua a Perano, che ha fatto 6 anni di altissimo livello ed è stato uno dei condottieri dalla terza fino alla prima categoria, uno di quelli che ha sputato sangue nel vero senso della parola e ha lottato per questa maglia, nonostante non è nativo di Perano. A lui adesso c'è una nuova avventura che lo aspetta col Paglieta, quindi un grande in bocca al lupo. E volevo salutare gli amici di Rapino che ci sono venuti a trovare, ci hanno omaggiato con la loro presenza, e faccio un grande in bocca al lupo a loro dopo il grandissimo campionato in promozione che hanno fatto lo scorso anno. Grazie. Luca Marchionno l'abbiamo visto ieri sera, perché sono reduce dalla presentazione della loro squadra ieri sera. Bene, è assente Antonio Dall'Oro, ma invece è presente il preparatore dei portieri Gabriele Colantonio, che invitiamo qui. È difficile farli parlare. Voi milanisti siete timidi, non lo so. E allora è il momento di cominciare a presentare la rosa di quest'anno, perché saranno loro i protagonisti chiamati in causa a raccogliere punti per raggiungere quale obiettivo, Leonardo, così lo sente anche il mister.
Si dice l'obiettivo prima. No, vabbè. Diciamo, rimaniamo vaghi, la verità è questa, che dobbiamo. L'obiettivo è mantenere la categoria, perché è un campionato durissimo, campionato duro dove ci sono dei grossi blasoni, ci sono squadre che si sono attrezzate in maniera cospicua. E ripeto, noi abbiamo questa incognita del campo, ragazzi, è tutto lì il discorso. Prima ci ambientiamo in un campo nuovo, prima mettiamo radici e creiamo quel fattore casalingo importantissimo in questa categoria, e prima possiamo sperare di fare un campionato tranquillo, perché è innegabile che sia un campionato di transizione, che non significa accontentarsi, ma significa fare le cose per bene in un nuovo habitat. Quindi starà a voi, starà a noi, perché dopo le belle parole in estate che si fanno, poi servono i fatti, e ci dà una grossa soddisfazione sentire da giocatori e da detti lavori di altre società la frase: a Perano si sta benissimo. Ok, quando si comincia una nuova stagione, poi sta in primis a noi come società dimostrare che tutto quello che vi hanno detto sul come si sta bene a Perano era vero, così come tanti giocatori che magari hanno tanti campionati alle spalle magari si possono cullare sul cognome che hanno, su quello che hanno vinto. Parla sempre il campo, parla sempre chi ha più fame. Qua con le prime donne non siamo mai andati da nessuna parte, anzi qualche prima donna è pure andata via in maniera sonora agli spogliatori di Perano. Quindi tutto sta a voi e tutto sta a noi. Se riusciamo a creare quel collante, poi la classifica parlerà. Ad ora è difficile fare previsioni. Per questa volta te la lascio passare questa affermazione, che è il massimo della banalità, diciamo, dicono tutti, dobbiamo fare un campionato tranquillo, mai nessuno gli dicesse vogliamo vincere il campionato, però avete l'incognita campo e quindi va bene questa affermazione. Adesso è il momento di presentarvi la rosa che abbiamo diviso questa sera. Ieri sera abbiamo fatto un po' la rinfusa a Paglieta, però questa sera facciamo con i ruoli, quindi dividiamo per ruoli, e quindi si comincia dai portieri, e quindi chiamiamo il primo della lista, Federico Lanci. Sono, diciamo, gli uomini di Mister Colantonio. L'altro, che mi hanno detto di definirti Pinsoglio, ma credo che da buon juventino ti faccia anche piacere, perché è un ragazzo serissimo, Antonio Carafa. Io prima, quando stavamo disquisendo sui tavoli, l'ho definito, ma non per offenderlo, ma per definire la sua serietà, a un portiere che avevamo alla Juve, e si chiamava Giancarlo Alessandrelli, però aveva sempre Dino Zoff davanti, e quindi fece solo una mezza presenza, mi sembra, con l'Avellino, e per il resto... Però lui ha giocato anche, gli diamo qualche possibilità in più, vero mister? Anche per l'impegno, perché rimane sempre al suo posto. Guarda, qui stiamo parlando di una figura secondo me importantissima, quindi scendere poi dal ruolo, da quant'altro. E sono dei ragazzi stupendi, sono due ragazzi che secondo me valgono, hanno dei valori importanti sia a livello tecnico ma soprattutto a livello umano, e mister Gabrielli li saprà strigliare a dovere. Sei convinto, Leonardo? Sì, sei convinto. Adesso passiamo a quelli che devono un po' proteggere i portieri, anche con l'aiuto del centrocampo ovviamente, ma i difensori sono i primi collaboratori dei portieri, e quindi iniziamo con il capitano, giovanissimo, sei primo nella lista, non è in ordine alfabetico, però sei il capitano, Iari Pece. Quando dovesse mancare Iari, si spera mai, per la fascia di capitano c'è il calciatore che presenteremo adesso, Marco Centurione. Allora, mentre arriva Marco, Iari, che sensazioni hai? Sì, funziona. Che sensazioni hai di questa squadra? Allora, Antonio, ciao, ben rivisto soprattutto. Aspetta che c'ho due mani. Aspetta. Cazzo, è anche educato, sensazioni, ragazzi. Sensazioni positive. Perché la squadra è giovane, abbiamo un paio di vecchietti di esperienza. Diversamente giovani, dai, non però edulcoriamo. Di categoria, quindi l'età media è penso sui 25-26, siamo tutti di categoria.
la società ha fatto un ottimo lavoro in estate. Chi ha deciso di venire a Perano, secondo me, ha fatto un'ottima scelta, perché qui si sta bene, io sono... L'aria è buona? Sono 4 anni che sto qui, io come Marco, come quando sono arrivato già trovavo Pietro, quindi se siamo da tanti anni qui vuol dire che la società si merita questo, la gente come me. Bene, bene, bravo, quindi nelle parole di Gary Pace, che ha dimostrato anche personalità. Allora andiamo a presentare gli altri due compagni di reparto, partiamo da Marco Calvi. Marco si riconosce perché di solito arriva sempre prima la chioma. Posso mettere qua pure lo scuro? Sei un po' ad altitudine elevate, quindi creeresti l'oscurità, un'eclisse. E passiamo ad Alberto Dorazio. Beh, lui può rimanere un po' più basso. Danilo Di Franco. E qui iniziamo con, sì, dice il buon Mario Giordano di stringerci, però come facciamo? Dobbiamo ridurci a sardine per riuscire a fare l'inquadratura, o se no chi ha delle ginocchia buone? Antonio no. Allora, il primo volto nuovo di questo Perano 2024-2025 arriva dall'Athletic Lanciano, è un difensore anche lui, ed è Manuel Di Martino. Chiudiamo il roster dei difensori, un altro ragazzo molto serio che, diciamo, rimane sempre al suo posto, non voglio dire perché la squadra tip è la stessa di Antonio, quindi è serio anche per quello, Pietro Di Paolo. Che vogliamo dire? Ho detto male? Pietro è l'ultimo baluardo che sta con noi dagli antipodi, dal 2017, dalla terza categoria, è l'ultimo Highlander, quindi per noi ha un ruolo non solo calcistico, che purtroppo negli ultimi anni Pietro ha subito 2 gravi infortuni che gli hanno un po' rallentato il percorso tecnico con la squadra, ma da una parte ci è ancora più legato a livello societario. Noi lo consideriamo un collante importantissimo tra noi ragazzi, anzi possiamo anche rivelarvi una cosa, che per quanta fiducia riponiamo in Pietro, per non al fine di non abbattersi per un intervento che dovrà sostenere nei prossimi mesi, gli avevamo proposto, in attesa di rientrare come calciatore, anche il ruolo di vice allenatore del Perano. Questo per farvi capire il valore umano di Pietro, quello che rappresenta per noi e quello che rappresenta anche per i ragazzi, perché non c'è un solo giocatore che è andato via da Perano che non ha conservato un buon ricordo, e soprattutto l'amicizia con Pietro, quindi lui rappresenta alla perfezione ciò che noi cerchiamo di infondere da anni. Bene, applauso a Pietro. E adesso è il momento di presentare la lista dei centrocampisti. Iniziamo da un paio di calciatori che già sono di lunga durata, diciamo di discreta durata qui a Perano, e iniziamo da Alex Ceroli. Dopo Alex, Samuele Codagnone. Il prossimo che nominerò invece assente questa sera, Loris Pellicciotta, che comunque merita un applauso. Adesso torniamo ad un nuovo volto che calca per la prima volta il palcoscenico con la maglia giallo-verde del Perano, anche lui come l'altro acquisto di Martino arriva dall'Athletic Lanciano, quindi rimane in categoria, un buon centrocampista che conosco da tanti anni, avete fatto veramente un ottimo acquisto, Matteo Di Meco. Quasi omonimo, non è Matteo ma è Mattia Di Campli. Poi qui un nome che, diciamo, facili battute, ma non è quello che cantava Gloria a due, però è bravo anche come calciatore.
ti fa Juve. E allora è un elogio ulteriore per Umberto Tozzi, che però è assente. Uno di ah, pure due di tuoi, bravo, bravo. E poi abbiamo Matteo Di Piero, per lui secondo anno, eccolo qua. Adesso è il momento di parlare e di presentare quelli che teoricamente dovrebbero segnare, quindi consentire la conquista dei tre punti. Non segnare il campo. Beh, segnare anche il campo quando manca Maurizio e che rientra dalla cassa integrazione, se, poi viene riassunto. Come? Ah, non è per tutti, sì, sì. Poi mandate quelle foto a Abruzzo Calcio Ignorante, là che fanno le curve. Allora, gli attaccanti. Iniziamo da un volto ormai conosciuto e consolidato da queste parti, Nicola Di Matteo. Il capitano ha disposto l'interrogatorio per Nicola Di Matteo. Fagli dire qualcosa a Di Matteo. Italiano. In italiano fluente. Salve a tutti. Ci aspettiamo tanto da lui. No, a parte tutto, sono contento di stare qui, la piazza è bellissima e vediamo un po'. L'impegno che metto in questa società è massimo. E infatti a livello di organizzazione, di tutto, il presidente e tutti quanti ci tengono a far stare bene tutti quanti, nell'organizzazione, nei terzi tempi, tutto quanto, loro ci tengono tantissimo. E per me è stato un onore stare qui e rimanere qui. Poi vediamo quest'anno come andrà, vediamo pure se i miei compagni ci hanno voglia un po'. E vediamo. Ah, cominciamo a scaricare le colpe sui compagni. Diciamo che adesso ci sono degli ultimi quattro, ben tre dei volti nuovi, quindi gli ultimi colpi come giuntoli li spariamo in chiusura di me. No, come giuntoli. C'ho il microfono, quindi. Grande Cristiano. Dalla Val di Sangro arriva Denis Zecchi. Lui ha vinto il campionato, quindi sa come si fa. L'anno scorso con il Real Casale ha deciso di affrontare questa nuova avventura. Luca Persichitti. Poi il penultimo della lista, però non è che se gli ultimi saranno i primi, come suol dirsi. Il penultimo è Francesco Di Tullio. E chiudiamo con un altro acquisto, lo chiamano La Padula, adesso non so se lo chiamano ancora La Padula, arriva dallo Sporting Cantino Antonello Rossetti. Antonello, vieni qua perché il presidente vuole sapere qualcosa da te. Allora signori, ci ha detto il presidente, se faremo tra le prime 5 ci offre 2 settimane di pizza, vai! Hai fatto pentire amaramente di aver dato la parola. C'è il fratello gemello Marcello, c'è ancora posto alla testa per la punta, no, niente, Satolo, tutto finito, vabbè, ce lo teniamo, dai. Comunque ieri ha seminato il panico con mezz'ora, ha fatto un gol annullato 8 metri fuori gioco, l'incrocio dei pali e dove si raffa pure Bagnalo Fiume a Parigi, sta in condizioni perfette. Bene, allora io mi devo spostare, voi avete le ginocchia belle, sono la foto di gruppo ufficiale per Mario Giordano e per Abruzzo Guerrieri, io mi sposto un attimo e così vi mettete, li stringete e Leonardo vedi pure tutto. No, vieni. Bene, dopo aver espletato questa formalità, una con il presidente o no? No, con la società. La società. Tutti i dirigenti, se possibile. Dove andate, ragazzi? Dovete fare la foto. Capitano, li chiama all'ordine.
Non vi preoccupate che abbiamo finito, l'ultima formalità, poi vi lasciamo alla buona musica, al DJ set. Sorpresa finale e vi preannuncio adesso il buon Leonardo. Potete accomodarvi, grazie della collaborazione, rimane solo Leonardo al quale devo cedere il microfono, non so che cosa hai in mente, quindi la parola. Allora, ringraziando ancora chi ha permesso di mangiare stasera, quindi ringrazio lo staff del castello, Tommaso D'Amico, e volevo qui con me a fianco Ottaviano e Angela. Ottaviano, vieni. Angela, vieni. Dovete venire, c'è una cosa per voi, venite qua. Ottaviano? Serata delle targhe. Mentre aspettiamo, la vuoi far vedere alle telecamere? Sarà una sorpresa lo stesso poi per... troppo vicino forse no. No, non sono vicino. Ecco i gisti, sono arrivati. Allora, proprio perché prima parlavo che dal 2016, quando siamo rinati, abbiamo fatto tanti eventi qua a Perano dove abbiamo coinvolto spesso le famiglie, abbiamo coinvolto tutti, ma nonostante spesse volte con Angelo, con Taviano, anche avuto belli scontri accesi, ma sempre per amore sia della squadra che del paese, la società ha sempre riconosciuto l'amore di Ottaviano e di Angela sia per i colori giallo-verdi, ma soprattutto per il paese e per tutte le attività collegate alla Perano Calcio. Sia loro che il figlio Thomas non si sono mai tirati indietro e ci hanno sempre fatto da sprone affinché partecipassimo a ogni attività culinaria e non del paese. Per cui abbiamo deciso di donargli una targa in segno di rispetto e riconoscimento per tutto quello che hanno fatto per noi. Se lo meritano veramente di cuore. Fatela vedere che tutti gli cosa, così date tempo ai fotografi fare le foto per bene e con calma. Mettetevi vicini pure voi. Grazie. Un attimo per Mario. Grazie. Com'è andata la diretta Facebook, Mario? Che facciamo? Basta così? Di qualcosa che... Sì, no, volevo sapere che se era andata bene. Ci hanno visto? Sì. Altrimenti domani su Abruzzo Web TV. Bravo. Grazie a tutti. Leonardo, non so se vuoi chiudere tu. Per quanto mi riguarda abbiamo finito. Grazie ancora a tutti, adesso spazio al DJ set con la Energy Music. Grazie ancora. Buon divertimento.